Ciao a tutti, un bacio dalla vostra amica. Video aggiornamento di tutti i miei smalti. Perciò sedetevi, impoltronatevi, sdraiatevi, fate quello che... Se avete il tablet sdraiatevi, se non lo so. Basta che vi mettete comodi perché la storia è lunga. Però me l'avete richiesto, rifai l'aggiornamento, fai sempre video acquisti, c'hai tanti smalti, devi rifar vedere tutto, tutto la baradama. Ok, portate pazienza. Allora, io sapete che siamo appunto qua nella mia postazione, sono una, due... i due cassetti pieni di smalti, poi ho questa scatoletta piccola con qualcuno che da qua in parte che devo ancora sistemare, cercare di fargli, di dargli un posto e sono, vi faccio già vedere, questi tre nuovi acquisti della Pupa, lo Stardust in questi tre colori che adesso andrò a mettere subito via, poi questo della Revlon e questo di Tiger che non hanno un posto nelle scatole perché non ci stanno perciò fate un po' voi, e poi ho questa scatolina che è quella più piccola, così almeno poi andiamo tutti a vedere tutto di qua, sono quelli più tanti. E qui praticamente ho tutti i Debbie, poi giallo, verdone, questo qua tutto brillantato. Io adesso li alzo su così, ma non so qua né a dirvi né numero né niente, perché sennò a Natale siamo qua ancora davvero. Poi un altro blu, giallo, poi ho i due de Mada Fashion. Poi questo, questo qua, Tiffany, poi questi qua che ho preso effetto metallico, l'ultima collezione di Natale, mi pare che era. Questi due aperti della Pretty Color che sto usando, altro brillantinato di Debbie, altro, sono uguali? So che sono deficiente, sono proprio pazza io. Ah no, questo effetto sand, sabbia, questo normale, okay. Mamma mia, aspettate. Adesso qua è un casino. Poi altro bello, questo qua tutto berluccicoso azzurro, rosa. Poi ho i Deborah, quelli preta por te, fucsia. Questo che macchiava le unghie, ve l'avevo detto. Questo bel glicine, arancio. Questo bel rosso, va bene per Natale. Questo bel color metallico, anche questo qua l'ho usato, carino. E poi ho i semi permanenti, però ho il primer, la base di Luxurnay, poi ho il lucido e poi ho questo qua aprirveli, sono tre colori, rosso, blu e bronzo, sono 64, 10 e 25, sempre semi permanenti. In questa scatolina ho questi. Ok, la parte di qua è fatta, adesso andiamo su questa qua dove ho tutti Pupa e Madonna mi Pupa, ciao belli. Allora, prima vi faccio vedere questo bianco dell'Hello Kitty. Poi ho questi tre di Marion Naud, sono verdone, vinaccia qua e argento. Poi ho i quattro Laila, questo che ho vinto nel giveaway di Elisabetta, e questi tre che avevo trovato nel giornale, il rosa chiaro chiaro carne lì, nude, blu e grigio. Poi ho tutti il resto che c'è dentro, a parte l'OPI, che è l'unico che ho, questo, e forse sì, tutti due, Diego della Palma, nero, mi ha regalato Albertina, e bianco, che stupendo, e poi gli altri, tutti sono Kiko. Andiamo con i Power Pro, che ho questo bel colore qua, questo bel rosa, questo blu, un altro rosa, giallo, questo bel corallo, questo verdino qua pistacchio e il Tiffany, non può mancare. Poi ho questi qua collezioni natalizie, dove ho questo qua che ultimamente me l'avete visto in parecchie nail art, che lo adoro, questo bel lilla qua viola, questo bel rosa brillantinato perché ha dei brillantini dentro. Poi ho questo qua, pesca, rosa nude, questo che adesso vi faccio vedere l'effetto che fa, meraviglioso, non l'ho ancora provato, ma faccio provarli tutti questi smalti, prima o poi ce la farò. Marrone e bordeaux, nero e questo bel blu che è tipo quello poker, sembra molto bello, e forse l'ho già fatto vedere il marrone qua, no, questo è un altro, no, questo è un rosso scuro, e sì, basta. Adesso andiamo con sempre Kiko,
ma sono tutti i quick dry. Questi qua erano quelli che avevo preso, vi ricordate il video acquisti del pacco di Kiko, tutti a 1 euro, li avevo trovati con la mega offerta di 3 giorni che era, adesso non mi ricordo, questo arancio. Spero di tirarvi su bene tutti, altrimenti ogni tanto vedrete magari uno doppio che sale perché è un po' difficile. Glicine, questo bel rosa antico che ha dentro le pearlescenze perlato. Poi questo bel violettino, ma si chiama un rosa sul lilla chiaro più. Anche questo ha le pearlescenze, molto bello. Poi rosso questo qua, ma fucsia perlato. Pure questo, un altro fucsia. Non vi dico i numeri, questo no, l'ho già tirato su prima. Questo perlato, poi questo che sto, lo segno sempre, vi ricordate che la Nika li segna con un puntino bianco così so quelli che sono aperti, questo bel rosa Barbie che lo sto usando, giallo, poi due uguali sono anche tipo 854, verde è un po' più sul scuretto del Tiffany però è molto bello, poi un altro rosa che penso proprio sia uguale, sì. La mia pazzia si fa vedere proprio, come farmi riconoscere. Bordeaux, questo bel glitteroso rosso, questo stupendo, sembra tipo, boh, color, non lo so, definirlo bene, color jeans brillantato, ecco. Poi un bianco, un bordeaux, vinaccia, un altro doppio. Avevo, perché era successo 2 volte l'offerta, l'avevamo trovata. Allora avevo preso due, per 2 volte 20 euro di ordine e fate voi 20 smalti e 20 smalti 40. Poi un altro rosa. Non ancora, però non sono uguali, no. Poi vabbè, questo è un pretty color aperto, vabbè, ce l'ho dentro qua. E un bel verdone brillantato. Poi un grigio. E poi c'è un altro bianco, dai. Però non è uguale, non è uguale. Vediamo, 820-840, infatti questo è un bianco perlato, questo è un bianco normale. E siamo a posto, poi vabbè lo piari. E questa scatola è a posto, vi ho fatto vedere tutto di questa scatola. Non alzatevi dalla sedia o dal divano. Andiamo in questa sopra. Che qua ho tutti. Allora, tre Melissa, questi qua matte, giallo, fucsia e bianco. Poi ho i Soulful Color, che sono questo, color bel rosino pesca, questo bel verde pistacchio, giallo, fucsia, questo tutto brillantato, questo bel verdone e questo bel tutto perlato. E poi vi faccio vedere tutto quello che non riguarda pupa, perché dopo è tutto pupa, questo Tigotà. Che avevo provato, ma non dura molto, sinceramente. Poi ho due di Sephora, questo bel rosino e questo bello effetto squamoso di emo, non lo so perché c'è sul, è un effetto strano comunque argentato. E adesso andiamo con tutti i pupa, partiamo da qua e cerchiamo di andare in fila per non tralasciare niente oppure tirare su uno o due smalti 5-6 volte l'uno. Poi allora Diamond Dust, questo blu, questo bel viola, questo arancione, sì, se dico qualche colore sbagliato perdonatemi, marroncino, questo qua era quello, aspettate, plumage giallo e poi ce l'ho azzurro anche e rosa che li avevo trovati nel giornale 1,50 euro, tranne solo 2 colori li avevo trovati nel giornale, l'altro l'avevo comprato, poi qua, siamo arrivati qua, lilla, questo bel blu, viola, un misto, no, forse un viola più che un blu perlato, grigio, blu ancora, arancio, forse uguale, si fa niente, è sempre viola. Poi questo è tipo il 309, ma non lo è. È un altro bel, l'avevo trovato nel kit Coral, che era la vecchia collezione. Questo con l'arancio insieme, poi questo bel Bordeaux. Verdino brillantato, questo bel rosso corallo, questo bel azzurro, questo bel, non lo so, tra un marrone rossiccio strano, non so definirlo, bianco, un altro uguale, sì, no, non sono uguali, un po' più chiaro, però è sempre, boh, forse un più sul rosa antico questo sembra, viola, un bel rosa ancora, un altro viola. Un blu tutto perlato,
un altro fucsia. Sto tornando indietro da lì. Sì, qua, verdone questo bello. Un Tiffany un po' particolare, non è proprio un Tiffany Tiffany. Poi rosa Barbie. 309. Ve lo faccio vedere bene, guardate bene il numero 309, è stupendo. Poi rosa nude. Questo è un viola che ho fatto vedere prima, un altro fucsia, un altro rosso corallo, questo brillantato, un altro arancione, un blu acceso, un lilla chiaro, un altro rosa, poi questo era dentro in un kit, non mi ricordo in quale, viola, marroncino lì, bordeaux, vinaccia, non lo so, blu, questo qua denim jeans, color jeans, questo che ho usato un po' è molto bello, altro viola, arancio e un altro, non sono uguali, un altro arancio, eccolo. Andiamo dentro qua nella scatolina, vedete che sono divisi questi, perché sono quelli che ho già aperto, e c'è questo qua, argentato, questo marroncino, questo qua color pistacchio, questo qua che è lo Stardust, bellissimo, poi questo un rosa, scusate, questo qua color, come si può dire, piccione, non lo so, tortora, e questo è il 309 che ho aperto, e vedete che è un altro, perché l'altro era di qua, blu, e basta, questa scatola, siamo a posto pure con questa, e adesso andiamo con i due cassetti, state ancora comode, togliamo il primo, e qua, oh, mamma mia, ho tutti, Essence, H&M, e comunque adesso vi faccio vedere, Pretty Color, Shaka, partiamo. Allora, Essence, ho questi qua magnetici, poi i crack nel fucsia e nel nero, poi ho questi con effetti particolari, così, tutti brillantosi, questo, carica dei 101, questo qua effetto foil, questo qua di Cinderella, poi ho questi qua piccolini, dove sono tutti? Ah, sono tutti di qua, sono questi qua che erano delle collezioni del Natale un po' passato, infatti vedete che hanno fatto un po', però dopo si agitano e tornano normali. Poi un altro Essence, poi tutti questi qua dei gel, che poi c'ho dentro anche i Color & Go, credo, sì, vedi, Color & Go, questo è un'altra collezione dei gel, pistacchio. Sì, comunque, sono tutti quelli che ci sono ancora, credo. Questo qua l'ho usato un bel po'. Questo fucsia, questo bel rosa, Color & Go, viola, questo brillantato, questo bel verdino, fucsia, fucsia, viola, verdone. Poi ho due dello stamping, bianco e nero. Due di questi qua che non sto più usando perché tanto non sono molto belli, quel pennellino fine fine, poi vabbè, grigio, un altro argentato, poi ho, aspettate, H&M, ho questi piccolini che li avevo presi a 1 euro tutte e due, poi ho questi piccini picciò che li avevo presi a 50 centesimi l'uno, tutti sulla tonalità del rosa, e uno grigio e uno verdino. Poi, Essence, anche questo, poi ne ho uno, due, ce n'era un altro forse da qualche parte, non lo so, vabbè, comunque questi due, anche questi avevo pagati forse 1 euro, adesso non mi ricordo, ah sì, cioè, era il trio, 1 euro tutti e tre, azzurro, color carne qua pelle, nude, questo qua arancione. Poi avevo questi qua, che anche questi li avevo pagati con la loro coppia, col brillantino, così li vendevano a 1 euro. Quindi così, questi qua col blu. E questi sono H&M, scusate, non ve l'ho detto, questi qua, H&M. Poi un altro H&M, questo. E poi ho questi due fluo della Essence. E poi ho questi due che avevo preso in fiera ad Estheti World, questo bel fucsia e questo bel Tiffany. Poi
ho tutti gli Astra, nude, fucsia, nero, bianco, questo che è stupendo, questo bel verdone che ho usato un po', questo rosa e questo argento. Poi qua andiamo con forse gli unici che mi sono rimasti di Yes Love, siccome sono nuovi non mi andava di buttarli via, ma sapete che ormai è un po' che non li compro più e non li comprerò mai più, nero e azzurro. Poi l'unico di Bottega Verde che ho, poi i Liabel, che sono 4, fucsia, arancio, viola e questo brillantato. E poi ho New York Color, questo bel azzurro, questo bel blu, questo color fango, poi questo bel corallo, pesca o corallo, lilla e credo basta, no, forse anche questo che è sempre New York Color ma c'è il packaging diverso, fucsia. Poi ho questo qua di, mamma mia, come si chiamava questo qua? ND qualcosa, me l'avevano mandato, penso, che bella figura che faccio, che non mi ricordo neanche. ND24, wow. E poi c'ho tutti i pretty color, i vari colori, arancio, pesca, fucsia, giallo, verde, che sono belli accesi questi colori, poi sempre sul fucsia, blu, poi belli questi qua fluorescente, giallo, verde, arancio, poi ho tanti neri, la scorta e anche di bianchi, poi ho anche questi due qua nell'angolo che sono quelli che avevo preso dai cinesi, ma non, questo qua non copre niente, bisogna dare 50 passate, non mi piace, questo lo userò se riesco a Natale, cioè ce l'ho qua, c'è comunque i brillantini, si usa, poi c'ho l'azzurro, sempre torniamo a pretty color. E poi cos'ho, gli sciacca verde, questi due qua magnifici, tutti glitterosi, che sembrano uguali ma hanno un numero diverso, sono diversi. Questi che avevo fatto, che l'avevo messo su anche sulle unghie, l'avevo parlato di questi qua che erano bellissimi. Poi c'ho il giallo, un altro giallo canarino, insomma poi ho ancora tanti pretty color, un altro blu di sciacca, un rosa ancora pretty color, e sono parecchi che si vedono un pochino i colori, perché sto qua a tirarveli su tutti, adesso ho fatto già confusione, non trovo più da dove sono arrivata. Ecco, comunque qua ho tutti questi. Adesso andiamo con l'ultimo cassetto. Sono tutti chiusi quelli? Tutti chiusi. Tranne qualcuno della Essence che sono aperti, gli effetti speciali, così li ho usati. No, qua poi c'è qualcosa di aperto. Si vede? Sì, sì, qua sì. Si vede. Allora, qua... Mamma mia. Allora, qui diciamo che ho tutti i Deborah Milano, Rimmel e Maybelline, e poi qua ci sono ancora Kiko. Comunque adesso andiamo a vedere. Cominciamo qui Deborah. Questo. Ho trovato qualcuno nel giornale, qualcuno acqua e sapone. Questi dorati, infatti, tutti li ho doppi. Questo che l'avevo usato. Nero. E poi questi vinaccia qua che ne ho. La bellezza di 4. Avevo fatto girare mio marito 30 edicole. Poi, sempre Deborah, questo che ho preso da acqua e sapone. E anche questo che erano scontati. Poi andiamo, no, questo è già Maybelline, mi sa che adesso partiamo già con i Maybelline. No, qua forse c'è ancora Deborah. Ah sì, ecco qua Deborah, questo bellissimo che avevo preso in coppia col Top Coat. Idem questo in coppia col suo Top Coat. Idem questo e idem questo in coppia col loro Top Coat. Poi si parte con i Maybelline fucsia, arancio, poi vediamo questo bel vinaccia, rosa perlato, che cerco di sbolognarlo a Sharon ma non lo vuole, rossiccio qua un po' particolare, marrone, viola, un altro bel viola forte e un altro color fango che non userò mai, mi sa. Poi un altro fucsia, questo è bello, questo quasi finito, quel blu qua l'ho usato parecchio, sempre di Maybelline. Poi un altro Maybelline e adesso dovrebbero arrivare ancora i Maybelline, vediamo qua, questi che avevo trovato a 1 euro, sempre d'acqua e sapone, rosa, questo tutto brillantoso, un bianco, un altro rosa, brillantoso, coriandoloso quello di più che altro, fucsia,
brillantato. Ma non dovresti sbaciucarli ogni tanto? Sì, ma io penso che si rinsanino. Oh. Cioè dicono che la regola se fa così è perché è buono, si fa al... Buono. Vedi che sì, infatti. Ve l'ho detto, devo smettere di comprare smalti blu. Altro fucsia, quello di prima. Adesso ve l'ho fatto vedere prima, ero arrivata qua. Tiffany. Poi questo bel fucsia. Mamma mia questo. Cioè, non mi ricordo neanche di averlo. Madonna, se è bello. Ho fatto un'illuminazione. Pensa. Oh, mamma mia, se è bello. Ragazzi, non mi... mamma mia, vedete, avere troppo. Madonna mia, se è bello. Scusate, la mia reazione. Anche in giallo c'è. E poi qui non vi ho fatto vedere questi qua, perché questi qua sono Rimmel. Quelli che avevo preso col solvente tanto tempo fa. Che uno l'ho sbolognato a Sharon. Di giallo. Ogni tanto glieli sbologno io. Poi qua c'è ancora Rimmel. Questo che ho usato un po', il rosa antico. Questo. Bordeaux. Adesso non è che lì. Questo qua rossiccio. Questo qua rosino. Che questo qua si è lavorato a Sharon, poi me l'ha ridato. Ma pensa a te. Rimmel. Insomma, non gli piacciono gli smalti a tutti. No, gli piace i colori che vuole lei. Infatti, ma giustamente, per carità. Poi qua ancora un altro Rimmel. Se gli dai a Genesi, lui li prende volentieri. Sì, ma... Povero cucciolo. E io dovrei averveli fatti vedere tutti i Rimmel che ho, sì. C'era anche un altro. Ah, eccolo qua che ce n'è ancora uno. Vedi il lilla, bello. Poi qua dentro ho questo. Anche questo l'avevo preso in Fiera Estetic World. Ah, poi c'ho qua un altro Maybelline. Il P2. Quello che mi avevano mandato. Questi due che mi ha mandato Bon Pretty, che sono per lo stamping. E poi io avevo fatto anche delle nail art. E poi Kiko. Questi che si vede... Però è a metà, perché l'ho usato tantissimo. Sì, qua l'avevo pagato un euro. Mm. E qua iniziano ancora Kiko, ragazzi. Portate pazienza. Glicine. Rosa. Questo fucsia. Ma perché non li ho messi tutti insieme? Questo brillantato. E perché, non amore mio, dove li metto? Cioè, tutti mi ci vuole Kiko un... insieme? Scusa. Sì, ma come faccio? Faccio stare tutti insieme. Cioè, tu qua gli altri. È un po' una confusione. Sì, dovrei spostare... i Maybelline, i Rimmel, metterli in quella scatola qua e tutti i Kiko che vi ho fatto vedere prima, metterli tutti qua insieme. Certo. E con calma devo farlo quando sono a casa in ferie. Ecco, dove scommesso. Quando sono in ferie. Questo rosa perlato, un altro rosa, questi qua, anche questi ne avevo presi parecchi, sempre a un euro. Arancio, lilla, l'avevo già fatto vedere prima, sì. Questo, questo è bello azzurro. Un altro violettino fucsia. Poi qua c'ho due fluo che non sono Kiko, ma sono questi qua della Dolce Sguardi. E poi ho altri fluo che erano di una erano da 6, però 3 mi sono seccati, buttati, perché questi qua proprio quando li apri hanno scadenza di 3 mesi. Aia. Gatto nero, sì, questi qua mi sa che saranno da buttare anche questi, però... Ah? Ma non, ma non avevi il diluente te, quello apposta? No, ma questi qua proprio sono andati proprio caputte, anche sì. Se ci metti un boccetto di diluente... brutta poi, cosa questa. Questi, e poi li ho presi dai cinesi. Ma non li hai mai aperti quelli? Questi sì, li ho usati. Ah, sì. Però i 3 colori che avevo usato di più, perché io avevo 6 colori: viola, verde e azzurro. Quelli che ho buttato erano il giallo, il fucsia fluo e un altro che era l'arancio fluo, buttati, perché li avevo usati un po' di più. 3 mesi di scadenza, questi davvero. Invece io, ma ragazze, io quando apro gli smalti, questo è aperto da una cifra, questo è aperto anche questo da una cifra, non so da quanti anni, eppure lo sto ancora usando. Vediamo. È ancora, non è secco né niente, lo vedete proprio, perché lo sto usando. Questi qua vanno, avranno 3-4 anni. Cioè, loro hanno su anche loro la scadenza, perché tutti ce l'hanno. Adesso non lo so di preciso dirvi, Maybelline. Allora, apertura, non lo so, non lo trovo. Comunque sì, hanno anche loro i loro mesi di scadenza, però quando li apri... Cioè, io non ho mai buttato uno smalto di marca che mi sia seccato, che... non lo so, io non mi è mai capitato neanche coi Kiko. Sono arrivata a tanti alla fine che veramente erano ancora in buono stato. Cioè, boh. Adesso per dire, adesso vi faccio vedere l'esempio Kiko. Allora, per chi mi segue, 2 Halloween fa... ho usato questo arancio, perciò è 2 anni che è aperto, forse anche di più. È sotto qua la scadenza, vediamo. Guardaci perché. No. No? E però è vecchio, si vede che sì, sono sì. Ancora le collezioni vecchie, non queste. Mi ricordo che è vecchio, però, quello.
Cavoli. Sarà 3 anni che è aperto, è ancora buono, eh. L'ho usato per fare una tip che c'ho lì, che adesso non so qua tirare giù. Comunque anche questo qua di Kiko, che mi avete visto fare le zucche Halloween, l'ho usato insieme a questo qua, che vedete che arriva qua. Sono aperti da più di 2 anni. Apri, vediamo come sono. E l'ho usato ancora io quest'anno a Halloween, eh. Vedete? Usti, ancora uguale. Sono veramente, veramente. Io che vuol dire tanto? Mi è capitato gran poco a me, tranne con questi qua di cinesi, di buttare via smalti, perché veramente rispettano la scadenza. Fa un pochino di secco sul bordo, ma quello è normale, ma lo smalto dentro riesce a stenderlo. Cioè, è aperto da tanto, Ho risparmio. Che cavolo, sì. Anche il mio tocco di luci. Quante volte mi avete visto usarlo questo smalto qua? Anche nelle mie prime quelli di Kiko. 24? 36 mesi. Ah, ecco. Sì, vedi? Però guarda che tanti, anche se ci scrivono 24 mesi, dopo 2 mesi tanti smalti, mi è capitato di vedere video in giro, vabbè, magari tanti anche sono di cinesi, quelli, anche se ti mettono 12 mesi, 24, dopo 2 mesi che sono aperti può capitare che scadono. Anche questo qua, che è glitteroso, che questi fanno più... dovrebbero seccare più facilmente, ma anche questo qua io lo sto ancora usando ed è quasi finito. Portare uno smalto alla fine vuol dire tanto. Cioè, vabbè. Anche se ok, sono low cost, perché la Kiko non ti costa tanto, questi sono sempre 1,90 euro, però insomma ti gira le scatole, anche perché al giorno d'oggi 1,90 euro, certo, non è sempre 1,90 euro. Torniamo ai nostri Kiko. Kiko così, Kiko così. Anche questo qua ce l'ho aperto da tanto, molto bello. E questo ve lo faccio vedere prima, azzurro, un altro bluette, un altro fucsia, marrone. Oh, questo è quello di Pilano, questo guarda che meraviglia, questo bello bello. Poi giallo, un verdone militare, viola, ah no, questo sì, non era un chi, questo, anche sono 4, allora ce l'ho ancora l'arancio, ritorniamo, vediamo, curiosità. Questi qua della gatto nero, ho buttato il giallo e il fucsia che li avevo usati tantissimo, adesso apriamo l'arancione, vediamo. Vabbè, infatti io smalti di cinesi ve l'ho detto che non li compro più, perché sono curioso. 3 mesi di scadenza questi, però vedi che questo qua non è. Però il fucsia e il giallo, forse perché li ho aperti più volte, li ho usati di più, si è seccato più la svelta. Forse hanno un altro, vedete che c'è scritto, forse. 3 mesi di scadenza. 3 mesi, ma tanto che sono aperti. Però è tanto che li ho aperti. Però li avevo presi, era un set da 6, li avevo presi tutti e 6. Mi ricordo. Fucsia e il giallo, sono andati in pattumiera. Questo ve l'ho fatto vedere, eravamo arrivati qua, militare, altro fucsia, tocchi di luce ve l'ho fatto vedere prima, giallo, questo altro del rosa. Questo quello di prima, marrone, poi questo qua anche bello, l'avevo usato, molto bello questo bel rosa, questo bel viola, sì. Questi sono invece i magnetici, che poi io non li uso come magnetici, perché il magnete non è che mi piaccia molto l'effetto magnetico. Questo che ve ne avevo parlato purtroppo in un top e flop, come bianco è bello, ma il pennellino questo qua fine sgocciola troppo, non lascia le linee, cioè quando tiri su spataplash. Non tira bene le linee, quello l'avevo già fatto vedere. Questo, guardate dove è arrivato questo qua. Quasi finito, il 389, lo sapete benissimo perché lo conoscete benissimo. Questo bel Tiffany, ma è arrivato alla fine. E questo, questo un pochino, ma ragazzi, è proprio arrivato al finale. Però l'ho usato tutto e non l'ho buttato. Poi giallo. Questo bel verdone, anche questo qua l'avevo usato a Natale per fare un verdone, qualcosa di albero di Natale con quel bel verdone lì. Anche questo, guardate quanto l'ho usato, che poi ne avevo preso anche uno di scorta perché talmente mi piaceva. Sì. Infatti anche questo qua, vediamo se riusciamo, anche questo è ancora buono, sì, ormai sta andando anche lui, però si riesce ancora a mettere. Sì, sono 3 i magnetici. Questo bel, quello fatto vedere, sì, questo sì, un bel corallo, questo bel azzurro, penso che dovrei averli fatti vedere tutti. Adesso andiamo con i 3 poker che ho, che sono questo qua fucsia, questo bel blu, che ho usato un po', molto bello, poi ho il rosso, e poi qua ho un altro lilla, come quello con la scatola di là, che quello me l'avevano mandato quelli di Kiko, e questo invece l'avevo acquistato io, poi il Tiffany stupendo, che adesso, ahimè, sta finendo il 389, aprirò questo. Un po' più chiaro, è un po' più chiaro, sì. Bello. E poi questo bel blu. E penso di avervi fatto vedere tutto, sì. Speriamo di non aver dimenticato niente. Penso proprio di sì. Rimmel. Questo, vale, bello, non l'hai tolto. Questi. Sono quelli di Bonpritti, questi qua. Ok, lo stamping.
fatto io. Sì, dai ragazze, quanto è durato il video? Mezz'ora? Mezz'ora, beh, di solito più o meno siamo lì come tempi. Quando faccio vedere gli smalti sono sempre sui 30 minuti, mezz'ora di sicuro. Siamo... Niente, allora, ai prossimi aggiornamenti. No, vabbè, dai, spero di non comprarne più così tanti. Quando io vedo i pupa, quando vado acqua e sapone così, non posso resistere. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutte queste colorate, mondo colorato della vostra Nika. Un bacio, al prossimo, ciao!